Amici, preparatevi perché il video di oggi entrerà nella storia. Sono contentissimo, tra l'altro, di portarlo sul mio canale. Vi chiederete perché entrerà nella storia? Beh, facciamo un piccolo riassuntino. Come tutti sapete, Minecraft è stato lanciato nel 2009 e circa qualche anno dopo la schermata di caricamento che è entrata nella storia ed è diventata leggendaria è questa qui che state vedendo a schermo. E nel corso degli anni moltissima gente ha cercato di capire quale fosse l'immagine all'interno di questa schermata di caricamento. E solamente 11 anni dopo sono riusciti a rintracciarla e finalmente trovare il seed del mondo. 3-4 giorni fa un ragazzo americano è riuscito appunto a trovare il seed del mondo e portarci un video velocissimo e breve di circa un minuto sul suo canale YouTube. Quindi oggi ho l'onore di essere, almeno finché sto registrando questo video, il primo in Italia a riuscire a portare questo tipo di contenuto, ovvero farvi vedere la schermata più leggendaria di Minecraft e soprattutto più ricercata della storia. Quindi amici, se anche voi volete entrare nella storia, condividete il video a tutti per fargli sapere che anche noi siamo riusciti, grazie al seed del ragazzo americano, ad entrare in questo mondo, finalmente. Ah, e ovviamente vi lascerò tutto il link in descrizione, ma ve lo farò vedere adesso durante il video. Iniziamo. Non vedo l'ora, signori, non vedo l'ora. Allora, amici, come vedete siamo nel launcher di Minecraft che conoscete tutti meglio di me. Però per trovare questo seed non bisogna andare nell'ultima versione, ovvero 1.16.1, che è quella uscita da pochissimo tempo. Bensì andare nella beta, cioè quindi già che è una beta, della versione 1.7.3. Cioè, quindi immaginate quanto è vecchio questo seed, cioè 1.7, ora siamo alla 1.16, cioè fuori di testa, fuori, cioè anni e anni fa, si parla del 2009-2010, e ovviamente fare gioca. Io il mondo ovviamente l'ho già trovato, ho già messo il seed, l'ho fatto ovviamente off camera, affinché voi possiate vederlo al meglio, così non perdiamo tempo e ci dirigiamo subito nel video, sarà un video veloce, secondo me durerà 5-6 minuti, e il seed ve lo metto in descrizione, ovviamente non ve lo dico tutto, vi ricordo che la versione, come vedete in alto a sinistra, è la beta 1.7.3 e le coordinate, anche queste ve le metterò in descrizione o nel primo commento, x61, y75, z-68, me le sono segnate così non sbagliamo. Ma ora signori andiamo in single player, vi avrò già messo qualche immagine della schermata di caricamento e facciamo play mondo selezionato, signori. È lei. Facciamo pure uno screenshot con F2, tanto per, così me lo tengo e via. Con F3, tra l'altro non sapevo se schiacciate F3 esce questa roba in basso a sinistra che non avevo mai vista. Le coordinate, come vedete, sono lì a sinistra. Tra l'altro ho scoperto che nella beta della 1.7 non ci sono le... non c'è la creativa. E questa, signori, è esattamente la schermata di caricamento. Wow, cioè cosa devo aggiungere? Magari avrò anche tolto la facecam per farvela godere al meglio. Signori, che figata assurda, eh? Cioè, in realtà non ci sarebbe molto da dire, vi potrei raccontare della storia di come l'hanno trovato, anni e anni di ricerche, ma credo proprio che sia bello goderselo così e tra l'altro ricordare quanto era vecchio questo Minecraft. Cioè, stupendo, sarà un video velocissimo, durerà stra poco tempo, ma voglio che entri nella storia sia del mio canale per essere colui che l'ha portato, sia di tutti coloro che hanno giocato Minecraft, perché se anche voi avete giocato almeno una volta a Minecraft e avete visto almeno una volta questa schermata, il colpo al cuore per averla appunto rivista in un seed, che potete vedere anche voi tranquillamente se giocate da PC, cioè è devastante. Signori, è bellissima. Io applaudo e dico chapeau perché non posso dire nient'altro. Cioè, magari ora vi sto mettendo qualche immagine del tipo com'è la schermata versus com'è questa qui vista dal mondo. Ma complimenti intanto a coloro che l'hanno cercata perché ci ha messo letteralmente 11 anni. Cioè, fuori di testa, devastante. Io sinceramente non saprei cosa aggiungere. È un video... Oggi in realtà dovevo uscire completamente un altro video. L'avevo anche già montato e editato, però volevo farvelo vedere. Perché appena ho letto la notizia di questa cosa mi sono fiondato subito a farvelo vedere. E questo è il seed, quindi ve lo scrivo nei commenti. Vi invito a rifarlo anche voi. Io non salvo e non esco, proprio rimango così e faccio l'outro. Magari voi non lo vedete, magari comunque durante il video, che sarà durato 3 minuti, vi avrò messo delle immagini. Spero che questo breve, velocissimo, ma assolutamente leggendario video vi sia piaciuto. Vi obbligo, tra virgolette, a condividere il video a tutti. Quelli, i vostri amici o anche non conoscenti che hanno almeno una volta giocato a Minecraft, affinché gli venga il colpicino al cuore e siano contenti di vedere la schermata di caricamento, finalmente. Vi invito anche a voi ad entrare nel mondo, così che possiate farci un bello screen e tenerlo di ricordo per quando sarete vecchi. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15, con un nuovo video che non sarà leggendario come questo, ma sarà divertente. Ciao! Che storia, che storia!